Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata della Calabria che vorremmo, che si apra all'insegna del benessere fisico e mentale, della medicina salutare, perché parleremo di turismo termale. Ci troviamo proprio alle Terme Ligiane, nella vallata del fiume Bagni, ai confini tra Acqua Appesa e Guardia Piemontese in provincia di Cosenza. Ci troviamo al Grand Hotel Terme Ligiane. Andiamo a conoscere questa mega struttura a 4 stelle con il direttore. Bene, andiamo a conoscere il direttore di questa mega struttura, Grand Hotel Terme Ligiane. Sì, io sono Valentina Pulzella e mi occupo da 3 anni delle strutture ricettive delle Terme Ligiane e del parco termale Acquaviva. E appunto oggi parleremo di turismo termale, ma andiamo per grado. Noi vi ringraziamo innanzitutto per averci ospitato e fatto entrare con le nostre telecamere della Graziano Tomarchio Production, così dando modo ai nostri telespettatori di attenzionare questa meravigliosa location, nonché di conoscere anche le proprietà terapeutiche di queste acque. Ma come è cominciata la stagione? La stagione è iniziata benissimo, tante presenze straniere, clienti storici che ormai da decenni frequentano le nostre terme, soggiornano nei nostri alberghi e ci confermano di anno in anno la preferenza per la nostra ricettività. Ovviamente è un mercato sempre più in crescita, ormai l'assistenzialismo, diciamo, le convenzioni con l'INPS e con l'INAIL sono pressoché svanite, per cui bisogna essere molto attenti a quelle che sono le esigenze del mercato e proporsi, rinnovarsi di anno in anno. Lo stiamo facendo e sembra che insomma ci stiamo riuscendo anche bene. Oltretutto ricordiamo che oggi siamo al 21 agosto, quindi in piena, in alta stagione. Sì, esatto. Sappiamo anche che la struttura è dotata di tante stanze. Parliamo un po', ecco, della struttura. Ecco, il Grand Hotel delle Terme ha la peculiarità di avere il collegamento diretto tramite passaggio interno con lo stabilimento termale ed è dotato di 130 camere, dotate di ogni comfort, e poi immediatamente vicino al Grand Hotel delle Terme abbiamo sia l'Hotel Moderno che l'Hotel Santa Lucia e i villini Belvedere, quindi diciamo che rispondiamo un po' a tutte quelle che sono le esigenze dei clienti anche rispetto, ecco, al tetto di spesa che si prefiggono per comunque soggiornare sia per le cure sia per le vacanze al mare, perché non dimentichiamo che noi abbiamo questa caratteristica unica che unisce la vacanza termale a quella appunto marina. Bene, noi possiamo confermare che con la nostra troupe sono un'eccellenza del posto perché da quando Grazie. si arriva fino a quando finisce la vacanza si è coccolati continuamente. Ma andiamo a far conoscere un po' la struttura. Bene, Valentina, ti do del tu. Ci siamo spostati dalla hall per entrare dove? Siamo nello stabilimento termale Terme Nuove, dove vengono erogate durante tutto l'anno più di 150.000 prestazioni sanitarie, quindi oltre, diciamo, a quelle in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, quindi normalmente prescrivibili dal medico curante e fruibili appunto in questo stabilimento termale, abbiamo anche un efficientissimo reparto di fisioterapia. Di rieducazione motoria, quindi che offre la possibilità ai clienti di unire ai benefici, diciamo, della tipica cura termale come una fangoterapia piuttosto che le cure inalatorie, le ventilazioni polmonari, quant'altro, anche un discorso riabilitativo a livello motorio che insieme alle cure termali rende il soggiorno assolutamente preparatorio e riequilibrante per le stagioni successive, per il proprio benessere psicologico e fisico. Bene, ma parliamo proprio di queste qualità terapeutiche di queste acque sulfure. Addirittura leggevo che ci sono testimonianze di queste proprietà terapeutiche, addirittura di una lettera di San Francesco da Paola risalente al 1446. Assolutamente, sono antichissime e sono riconosciute da tempi assolutamente remoti. San Francesco di Paola, quindi non solo San Francesco di Paola, ma
ma addirittura Plinio il Vecchio, e poi c'è la famosissima leggenda della regina Isabella di Francia che si racconta non riuscisse ad avere bambini, e una volta immersasi in queste acque termali riuscì appunto a concepire il suo bambino, e da allora infatti è stato intitolato anche lo scoglio, il famoso scoglio della regina, fa riferimento proprio a questa leggenda. La leggenda è molto affascinante, ma in realtà ci sono delle evidenze scientifiche che rendono le nostre acque così particolari, anche per un discorso di fertilità femminile, perché la composizione delle acque sulfure e insieme salso bromoiodiche favorisce l'equilibrio interno di noi dell'apparato genitale. Bene, oltretutto sappiamo anche che c'è qui, proprio nella vallata del fiume, che oltretutto si trovano nella vallata del fiume Bagni, queste terme, hanno un alto valore solfidometrico. I primi sono, al mondo. Sono sì, le più solfure si dice d'Europa. In realtà sappiamo che questo livello di zolfo così alto è unico al mondo, e soprattutto si unisce al discorso delle acque salso bromoiodiche, quindi questo mix di proprietà benefiche delle acque le rende uniche al mondo. Che oltretutto lo riscontriamo anche nel nostro corpo, lo zolfo, cosa che io disconoscevo. Perché il nostro corpo necessita dello zolfo, è per questo che se hai provato a fare le immersioni trasuderai zolfo per i prossimi giorni. C'è una parte ovviamente che il nostro corpo trattiene e che è importantissimo, perché è innanzitutto un antibiotico naturale, poi un disinfettante naturale. Noi abbiamo un reparto di pediatria, per esempio, molto strutturato, che consente a noi genitori di non affrontare sistematicamente durante l'inverno bronchiti, faringiti, laringiti. Perché? Perché 12 giorni di cure alle terme garantiscono questa efficacia naturale contro appunto queste degenerazioni di bronchiti croniche. Non solo, abbiamo tanti bambini o anche adulti che curano qui nel nostro stabilimento termale le otiti croniche, sono un altro problema ricorrente, specie nei bambini. Sì, sì. E sono efficacissime, quindi ci sono intere famiglie che vengono a soggiornare qui, hanno magari 10 giorni di ferie e vengono a soggiornare qui proprio per questo motivo, perché è un investimento poi per un inverno assolutamente sia per tranquillo. I genitori sia per i figli uniscono l'utile al dilettevole. Esatto. Al dilettevole. Perché vengono chiamate Terme Luigiane? Una curiosità. È in onore del principe Luigi di Borbone, al quale furono intestate per il patrocinio che diede diciamo queste terme, e quindi fu dato il nome, Terme Luigiane da Re Luigi. Bene, lasciamo momentaneamente il direttore del Grand Hotel Valentina e andiamo a conoscere il direttore amministrativo delle Terme Luigiane, il dottor Schiavone Mario. Bene, è colui che ci illustrerà un pochino il percorso all'interno di queste terme. Diciamo, che cosa si fa alle Terme Luigiane? C'è il piano di sotto, il piano terra, che c'è la fangoterapia, la balneoterapia, più ci sono la fisioterapia e ci sono i massaggi per le cure artrosi oppure reumatiche. Invece ai piani di sopra ci sono le cure inalatorie, c'è un reparto pediatrico per i bambini molto importante, e c'è pure per i cateterismi tubatici oppure la ventilazione polmonare, che è questa qui, che si fa per chi soffre di silicosi oppure di... Quindi ci sono diversi reparti, sia per gli adulti sia anche sì, proprio per i bambini. Sì, c'è uno specifico per i bambini che abbiamo visto prima. Durante il percorso che abbiamo fatto. Sì. Vogliamo parlare un po' delle proprietà di queste acque sulfuree, sì. Che oltretutto siete dei primi nel mondo per l'alto grado sulfidometrico. Sì, 173 gradi per centimetro quadrato.
Abbiamo tre gallerie che sono delle vadose, che si chiamano così vadose, perché sono molto profonde queste, scaturiscono da grande profondità, esce acqua solfure, sasso bromo iodica, e poi lungo il percorso si arricchisce pure per le alghe, che facciamo dei prodotti dalla pura, che sarebbero cosmetici, che facciamo qua. E poi c'è lo stabilimento termale qui da noi, che si fanno queste cure sia per artrose e cose reumatiche, oppure per orecchio, naso e gola. Quindi a largo spettro, prendono un pochino. Sì. Bene, vogliamo dire quando è l'apertura, diciamo, delle terme e quando viene, diciamo, chiusa, sì, come stagione? Quest'anno l'abbiamo aperto nei primi di maggio, il 2 maggio, e chiuderemo la fine di novembre. Beh, so che in questa stagione, all'apertura di questa stagione, l'affluenza è stata notevole. Abbastanza notevole, maggiormente dai fuori regione, che è molto importante per noi. E ci sono pure turisti stranieri che stanno arrivando, tipo i russi, e qualche tedesco pure qui da noi. Parlando per l'appunto di turismo termale, quindi un ottimo risultato. Un ottimo risultato, sì. Perché sì, si unisce anche la vacanza sì, diciamo, di una poi... famiglia, anche alla, diciamo, alla cosa medica, alla terapeutica di queste acque. Sì, perché poi la posizione delle terme sono molto importanti, perché sono vicino al mare e oltretutto sono pure vicino alla montagna, quindi in un quarto d'ora uno si può spostare in montagna oppure 10 minuti scende al mare. Quindi è molto importante la posizione delle terme. Diciamo della cosa terapeutica. Sì, qui il parco è frequentatissimo da famiglie, giovani che appunto desiderano trascorrere una giornata di relax, come abbiamo detto prima. Parliamo un po' di turismo termale, di dati, sì. Parliamo appunto come è cominciata questa stagione, come sta procedendo. È iniziata alla grande, procede benissimo, abbiamo registrato veramente un boom di presenze. L'età media per la vacanza termale si è nettamente abbassata, e sono sempre più le persone che la preferiscono. Ormai per evadere anche dalla quotidianità così stressante che viviamo, no? Durante le stagioni più fredde, si preferisce proprio una vacanza più rilassante, che poi alla fine Nel relax, comunque, grazie alle attività, alle iniziative dell'animazione, gli spettacoli, l'intrattenimento quotidiano che viene offerto ai clienti sia per la giornata al parco sia per i soggiorni in hotel, poi ecco, si unisce l'una all'altra cosa. L'utile al dilettevole, sì, fanno sì. Quindi tanti giovani anche presenti. Sì, tantissimi vengono qui, ecco, per il centro benessere, per rilassarsi e per fare dei trattamenti di bellezza. Bene Valentina, siamo giunti a fine di questo percorso dove ci ha fatto conoscere questa splendida struttura, e tu avevi parlato anche di cucina mediterranea, un'eccellenza del posto, e di questo invece ce ne parla proprio Graziano Tomarchio, che si trova nelle cucine del ristorante. Bene Dominga, siamo in conclusione di questa puntata della Calabria che vorremmo. Tu con la direttrice hai parlato di questa mega struttura che si trova qui nella provincia di Cosenza, alle Terme Luigiane, ma io adesso entro nel cuore pulsante della cucina di questo ristorante e vado a trovare lo chef. Intanto buongiorno chef. Buongiorno a te caro, buongiorno a te. Innanzitutto buonasera a tutti, o buongiorno, dipende da quando vai in onda. Insomma, va bene, io mi presento, sono Domenico Trentinella, faccio parte della grande famiglia della Federazione Cuochi Italia, di conseguenza faccio parte dell'Associazione Provinciale Cosentini. E niente. Siamo in alto qui, ecco, no in altura, ma in altura come spessore tuo di chef. Diciamo, io mi reputo un semplice cuoco, pure perché noi teniamo forse più alla parola cuoco che chef. La parola chef viene
viene detto un po' nell'Europa, poi che significa capo, e ci chiamiamo chef, ma in genere siamo dei cuochi. Ecco, so che per noi, per la nostra troupe, oggi andrai a preparare dei piatti che poi andremo a degustare con la nostra troupe. Assolutamente sì, cerchiamo di fare dei piatti assolutamente territoriali, ecco perché abbiamo sposato questo progetto quest'anno con le Terme Luigiane, cercare di portare un po' il territorio, ma non a chiacchiere come si suol dire, ma nella realtà, e metterlo nel piatto. Cerchiamo di fare due primi, le faccio assaggiare due primi, due secondi. Questi due primi sono composti, facciamo un riso di sibari con zafferano cassanese, mettiamo dello stocco di mammola, cipolla di Tropea in pastella e delle gocce d'induia. Abbiamo toccato un po' tutta la Calabria, ecco, i vari punti della Calabria. Assolutamente sì. Ci spostiamo dal Cosentino al Catanzarese, al Crotonese, al Cosentino. Diciamo che io prediligo il sud in generale, non fossilizzarmi solo sulla mia terra, ma prediligere tutto il sud perché è una terra meravigliosa, anche se oggi purtroppo il clima non ci offre più la stagionalità, ma ci offre poco rispetto a quello che ci dava 10 anni addietro, però riusciamo ancora ad oggi a trovare la materia prima. Quindi diciamo, continuo, andiamo a fare uno spaghetto quadrato di monograno, lo andiamo a fare con dei peperoni del cubico di maialino nero e andiamo a mettere sopra un po' del nostro pecorino. Continuiamo con del baccalà fritto con due farine, farina di mais, farina di semola, degli occhialoni, quindi pesce nostro, pesce azzurro, e lo andiamo a finire con un po' di freschezza del pomodoro Belmonte, cipolla marinata, 56 ore in aceto e limone. Naturalmente parliamo dei primi piatti, sono di tua invenzione o una ricetta che si trova? Allora guarda, diciamo che ogni chef, ogni cuoco personalizza un piatto. Questi piatti che proponiamo oggi, il risotto con lo zafferano di Cassano, con la cipolla, sono piatti che vengono creati più da molti colleghi, però in qualche ricetta di questa c'è molta personalità, molta creazione mia. Bene, noi non facciamo altro, intanto ringraziarti. Grazie a voi. Dopo aver lasciato le telecamere, i microfoni e le nostre segretarie che sono qui in giro per la struttura, andiamo a degustare questi piatti e poi, certo la telecamera spenta, ti diremo se sono buoni o non sono buoni, ma sicuramente saranno buoni questi piatti. Bene, dopo aver lasciato lo chef siamo con il maître, ecco, della sala. Salve. Intanto noi facciamo i complimenti per la professionalità che avete, sia lei che tutti i suoi ragazzi che lavorano all'interno di questa bellissima struttura. Grazie, ecco, grazie. Voi coccolate i clienti a 360 gradi, dalla colazione al pranzo e alla cena. Sì, questo è il nostro metodo di lavoro, perché comunque vogliamo far crescere la nostra azienda e la nostra terra, cercando di accontentare tutti, sia per quanto riguarda dalla prima colazione fino ad arrivare alla cena. Cerchiamo di dare il nostro meglio, di accoglierli e niente, e coccolarli. Ecco. Per voi è una soddisfazione quando vedete qualcuno? Molto, 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 è la nostra soddisfazione. Credetemi che quando la gente va via abbracciandoti, salutando, magari mettendosi pure a piangere, è successo, mi creda che è successo, per noi è la soddisfazione più grande. Questo è il nostro lavoro, cerchiamo di fare accoglienza in questa anche nostra... Anche compassione? No, non è compassione, vengono delle signore piuttosto anziane che magari sono sempre sole anche durante l'inverno e noi cerchiamo di stargli il più vicino possibile per quanto riguarda il lavoro, ecco, del ristorante. Questo. Bene, grazie, noi lo ringraziamo, grazie. Al maître di questa bellissima struttura. Per adesso è tutto, intanto ringrazio Dominga Pizzi che ha curato questo speciale qui dalle Terme Luigiane, e l'appuntamento torna alla prossima settimana. E che dire, questa è la Calabria che lavora, la Calabria che vorremmo, la Calabria di tutti, la Calabria quella bella e positiva. L'appuntamento alla prossima. Comodamente sul tuo PC, smartphone o tablet, Calabria Reportage. Tutte le notizie della tua regione. Notizie, video, informazione. Calabria Reportage. Editore Graziano Tomarchio. Via Circonvallazione 119, Tauria Nova, Reggio Calabria. www.calabriareportage.it. L'informazione in un click. Segnala la tua notizia alla redazione al 348 0829 948 o all'email redazione@calabriareportage.it.